Nel precedente video abbiamo visto come passare il filo sulle coste per ottenere delle lavorazioni molto particolari. Questa è ancora più particolare, è una variante stesso sistema, ma si avvale di un filo enorme, praticamente da lavorare con le mani, perché sono di quei filati che si intrecciano sulle mani, quindi molto grosso, e di un filo finissimo, più è fino e meglio viene il lavoro, molto sottile. Per ottenere cosa? Per ottenere un effetto davvero particolare e unico, cioè otteniamo una lavorazione incredibile con pochissimo lavoro. Va infilato nel tendifilo, così come va inserito nel tendifilo il secondo filato. Dopodiché non faccio altro che preparare la macchina con, in questo caso preferisco iniziare con la costa, ma possiamo iniziare anche con il rasato e trasferire le maglie, quello dipende dalle abitudini e dalle necessità. Dopodiché lascio sempre la prima maglia al lavoro, poi 4, di cui una poi viene portata giù, possiamo anche portare su tutte le maglie, 2, quindi sono 4, 2, una saltata, 2, ancora 4, 1 va giù, e la seconda frontura è sempre una maglia, mentre su si alternano, dicevo, 4 maglie, 2, una saltata, 2, una saltata, 2. Io avevo sbagliato nel presa dalla foca del parlare, ma sono 2 volte. Dopodiché 4, praticamente una maglia spezza costantemente. Questo ci permette di ingabbiare, poi vedremo come, appoggiando il filo sempre come nel video precedente, perché è una variante, eccolo qua, stavo sbagliando di nuovo, non possiamo terminare in questo tipo di lavorazione così, cioè con 4, dobbiamo sempre riuscire ad avere perlomeno un ago nella frontura, tiriamolo su perché serve l'aggancio per ingabbiare il filo. Dopodiché io faccio 1, 2, 3, 4 passaggi. Ho preparato il filo, quello immenso, grande, lo devo far passare praticamente all'interno. Non importa che sia a tensione il filo va bene anche così, perché saremo noi a appoggiarlo, quindi scorrerà anche male nel tendifilo perché è tanto grosso. Dopodiché su tutta la lunghezza, ma è bellissimo per l'idea di cappellini, di borse, io lo pigio questa volta senza, ecco, va pigiato, quindi la scelta anche del secondo filato così spugnoso, un po' sintetico, aiuta notevolmente. 1, l'ha preso, 2, 3, 4, ora lo faccio ogni 5 giri, poi proviamo ogni 3, sempre lo stesso lavoro che abbiamo visto precedentemente, quindi libero,
appoggio, tiro un po', ecco, lo piggio, poi con il carrello. La frontura è 8-6 per questo filato così piccolo per le coste, perché io devo guadagnare spazio. Ora l'ho fatto a 3, quello dipende, soggettivo, da ognuno di noi come vogliamo farlo, però il sistema questa volta è davvero creare questa variante sfiziosa con questi filati enormi, spugnosi. Si comprano a pochi, veramente costano molto poco, anche sulle bancarelle. Ops, no, stavo sbagliandomi, due volte non credo che riesci a passarlo, almeno tre, perché serve la distanza. Questo è quanto. Così morbido va bene, ma noi dobbiamo tirarlo, metterlo in tensione, pigiarlo. È divertente pure, ma poi la soddisfazione c'è. Ed ecco fatto. Se il primo ago fatica a rimanere, a prendere la maglia, e ci serve perché è la scimosa laterale, solleviamolo un pochino le vette, chiaramente su N. Ma per il resto, tranne la pigiatura, diciamo così, più che un appoggio è una pigiatura in questo caso. Possiamo farlo per così, possiamo farlo per così, purché rientri, e anche dall'altro lato, se solleviamo, quindi questo è quanto. L'importante, e lo stavo per fare perché si nota come resta sopra, al momento che vado a spingere si presta anche il filato, che è piuttosto spugnoso, però con un pizzico di pazienza quello che otteniamo è un altro punto molto bello. Sembra identico al precedente, ma ci accorgiamo subito che sono diversi perché ho disposto diversamente le maglie. Quindi comunque sia, sono punti molto sofisticati, molto particolari, che possiamo provare anche con il classico tubolare da borsa, ovviamente, perché se è elasticizzato lo possiamo tirare, non serve pressarlo. Però volevo, ci tenevo a mostrare queste idee un po' particolari, per veramente la luce sul blu non spara un po', ma vi assicuro che è spettacolare, qualcosa di unico, perché sembrano pompon a rilievo a secondo come lo tiriamo. Per cui ricordo, filo molto grosso ma nello stesso tempo filo finissimo di base.